Kitesurf, canoa, bike, escursioni e tanto altro. I laghi garganici di Lesina, di Varano e le loro coste hanno tutte le potenzialità per attirare un tipo di turismo sportivo acquatico e di avventura che favorirebbe opportunità di sviluppo economico. È l'analisi emersa al termine del percorso che in questi mesi ha animato i territori attraverso il progetto Green Water Adventure, nato con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra questi paesi nel promuovere il turismo marino costiero. L'obiettivo è stato quello proprio di analizzare i territori per poterli, come dire, poi promuovere e proporre in una logica di segmentazione turistica per andare a solleticare l'attenzione di una quota di domanda particolarmente orientata agli sport acquatici. Naturalmente, quando si parla di questo tema, l'angolo nel nostro territorio che diventa particolarmente appetibile è quello dei due laghi garganici di Lesina e Varano. L'attività ci ha portato all'individuazione appunto di elementi, componenti di attrazione, quindi cosiddetti attrattori, in primis i due laghi, nei quali chiaramente è possibile svolgere una serie di attività sportive e che quindi diventano oggetto della costruzione di alcuni pacchetti turistici che verranno commercializzati nei canali opportuni dai tour operators, dalla rete agenziale che accompagna questo progetto e quindi per sperimentare anche questa tipologia di offerta turistica che chiaramente ci accompagna anche verso l'attuazione pratica di quel concetto ancora teorico, per quanto ci riguarda, che è la destagionalizzazione del turismo. Negli scorsi mesi in tutti i territori si sono svolti incontri e seminari che hanno coinvolto enti pubblici, operatori turistici, culturali e cittadini con la finalità di raccogliere idee, proposte e visioni per contribuire alla crescita del turismo d'avventura in generale attraverso una strategia comune di gestione. Le possibilità di coinvolgimento sono diverse. All'Esina si pratica ormai da tempo il kite, il surf, la canoa e quindi per quanto riguarda gli sport d'acqua noi siamo abbastanza già interessati. Abbiamo bisogno di strutturarci meglio e di fornire un'offerta più adeguata, dando i servizi anche di supporto a chi viene a praticare questi sport, oltre che a godersi la nostra magnifica biodiversità, natura, ambiente. Ma non solo questo, noi abbiamo già un parco avventura nell'Istmo e quindi ci dà un'opportunità in più per fruire meglio di questo territorio, perché l'idea che noi abbiamo rispetto al patrimonio che il buon Dio ha voluto regalarci è quello di fruirne in maniera corretta nel rispetto dell'ambiente. Non a caso siamo stati il terzo comune della provincia di Foggia a entrare nella rete dei comuni sostenibili.